Radio Radicale, siamo in collegamento con la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia per parlare del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari nel giorno in cui la Corte Costituzionale esamina i ricorsi sull'Election Day. Allora, lei si è schierata sin da subito per il no, ha firmato per chiedere il referendum costituzionale. Che cosa la preoccupa di più di questo referendum e che fine farà il Senato se dovesse vincere il sì? Beh, quello che mi preoccupa, era il fatto che innanzitutto volevo veramente che i cittadini su questo si esprimessero, perché questa è stata una riforma, cioè la riduzione dei parlamentari è una riforma di matrice antipolitica, no? Quindi di tutto un modo di pensare il Parlamento, le istituzioni, eccetera, come qualcosa di, tra virgolette, sbagliato, qualcosa da eliminare. Quindi l'unico modo per cui e con il quale anzi noi abbiamo la possibilità di far ragionare le persone su invece il ruolo del Parlamento e sul fatto che c'è necessità del Parlamento soprattutto in un momento come questo, in cui andiamo avanti ad IPCM, in cui praticamente abbiamo un governo che fa tutto quello che vuole senza risponderne, è effettivamente un referendum è il momento con cui le persone pensano e decidono veramente quello che vogliono fare. È un momento fondamentale di carattere di democrazia, secondo me, mettere questo tipo di riforma, come tutte le riforme costituzionali, al vaglio dei cittadini, con un voto. Certo. Allora, tra le motivazioni più strampalate a sostegno del sì, c'è anche quella che oggi non abbiamo più bisogno di tanti parlamentari. Ieri, per esempio, ho intervistato il presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle, Perilli, che mi diceva oggi con i social il contatto è più immediato e quindi vedo che sorride e quindi diciamo abbiamo bisogno di meno parlamentari perché oggi con la democrazia digitale si può arrivare dappertutto. Dunque, la democrazia digitale sicuramente può anche essere un aiuto, però è proprio questo quello che noi temiamo, cioè c'è una deriva dove, nella sostanza, attraverso il concetto del voto telematico, attraverso il concetto appunto dei rapporti col social, oppure peggio ancora di quello che dice la piattaforma Rousseau, si arriva praticamente a una situazione da Grande Fratello. Io penso che bisogna ragionare proprio sul fatto che la questione del numero dei parlamentari, degli assetti del Parlamento, quando è nata nel periodo appunto ma di maggiore espressione dell'anticasta. Oggi abbiamo un quadro nazionale e internazionale completamente diverso, cioè noi abbiamo delle situazioni dove la democrazia viene schiacciata, basta guardarsi intorno a quello che succede a Hong Kong, a quello che succede in Bielorussia, a quello che succede anche vicino ai nostri confini. C'è una tendenza ad individuare nell'uomo forte, l'uomo che vuole e cerca le soluzioni. La prima cosa che si fa in questi casi è eliminare la voce del Parlamento. Quindi il momento è, da un punto di vista storico, secondo me molto, molto pericoloso. E tutte quelle che sono le battaglie anticasta rischiano di essere uno strumento attraverso il quale, invece che aiutare la democrazia ad adattarsi a tempi completamente diversi, la si elimina. Io non so, per rispondere alla sua prima domanda, alla quale ho risposto in parte, che fine potrà fare il Senato, che fine potrà fare la Camera, so solamente che sicuramente il contatto diretto delle persone, il concetto di rappresentanza e di democrazia liberale è fondamentale, cioè il concetto dello Stato di diritto. È l'unica forma attraverso la quale noi salvaguardiamo quello che è il nostro essere, tra virgolette, Occidente. Perché oltre l'Occidente abbiamo dittature, come succede per esempio in Cina, abbiamo democrazie illiberali, come nell'Est, dove i parlamenti vengono ridotti, ma soprattutto ridotti al silenzio. Questo è il periodo che stiamo attraversando. Per questo il referendum è molto importante. Poi si perderà? È una battaglia persa? Probabilmente sì, perché magari il 90, l'80, il 99% degli italiani avranno lo spirito di a dire vabbè, alleviamo i parlamentari di torno. Però, da un punto di vista politico e culturale, secondo me va fatta. Dunque, che cosa comporterà la riduzione dei numeri dei parlamentari? Allora, lei è umbra,
C'è qui un parlamentare con il quale, diciamo, vado molto simpatico, con quale umbro, con quale parlo, che è l'onorevole Marchetti, che è un ragazzo della Lega. Allora, lui all'indomani del voto sulle elezioni regionali in Umbria gli ho detto: "Ma siete contenti? Adesso avete vinto, avete ottenuto più del 60%, una percentuale". Dice: "Sì, abbiamo ottenuto più del 60%, però in Umbria hanno ridotto il numero dei consiglieri regionali e quindi noi abbiamo un margine di voti che è praticamente come se avessimo vinto col 51%. C'è questo problema. Guardi, uno dei motivi per cui credo che sulla riduzione dei parlamentari bisogna riflettere, perché io la stagione della riduzione dei numeri dei consiglieri regionali l'ho vissuta tutta. Cioè io ho vissuto la riduzione dei numeri dei consiglieri comunali e la riduzione dei numeri dei consiglieri regionali, con il risultato che, per esempio, oggi noi governiamo l'Umbria, no? E abbiamo dei problemi infiniti sia di rappresentanza di territorio, ma anche di governo, perché abbiamo un numero di assessori che è talmente risicato, 5, che non riescono a star dietro a tutte quante le deleghe. Ma soprattutto, quella che è la cosa fondamentale, secondo me il messaggio che va dato, è che nonostante tutte le regioni hanno fatto la riduzione dei consiglieri regionali e nonostante si sono ridotti i numeri dei consiglieri comunali, no? Perché si è intervenuto su questi tipi di livello, non c'è stato nessun beneficio né in termini di rappresentanza, ma e soprattutto non si è placata la cosiddetta ansia anticasta. Questo è il concetto. I risparmi sono comunque irrisori rispetto, no, a quello che è poi il quadro complessivo. In parte si sono ottenuti anche con i vari tagli che ci sono stati. Quindi ho proprio l'esperienza dell'Umbria davanti, nel senso che abbiamo fatto quell'operazione, nessuno ha detto bravi, è passata in silenzio, perché chiaramente quando le fai non interessa a nessuno. Nessuno ci ha visto un passo in avanti in termini di, che le devo dire, di competenza della classe regionale, competenza della classe politica, fine del sentimento anticasta. No. Si è fatta la riduzione dei consiglieri regionali, si sono ridotti i consiglieri comunali, non si riescono poi a governare perché la gente è poca, la qualità molto spesso è anche più scadente rispetto a prima, non si è risolto nessun problema e ci ritroviamo in queste condizioni qui. Quindi io credo che sarà il bis questa diminuzione dei parlamentari. Poi per l'Umbria in modo particolare crea dei problemi. Perché l'Umbria è come la Basilicata ha fatto ricorso, l'Umbria non ha ritenuto di farla alla Corte Costituzionale, però praticamente già siamo una regione piccola e con parecchi problemi, perché ovviamente non abbiamo rappresentanza, finiremo nel dimenticatoio a livello di regione. Ma questo è un problema, diciamo, proprio umbro, no? E delle regioni piccolo, Trentino, Umbria, eccetera. Però indipendentemente da questo, il problema è a monte. Cioè, io il taglio l'ho fatto, l'ho votato anche quando si è trattato dei consiglieri regionali e non ha risolto assolutamente nessun problema, né in termini di, come le dicevo, sentimenti contro la politica, né soprattutto in termini di efficienza della regione. Senta, volevo chiederle questo. Allora, che logica, ha approvare un decreto come quello sulle elezioni, che ha fatto questo pastrocchio dell'Election Day, e poi prorogare lo stato d'emergenza? Proroga dello stato d'emergenza che copre l'inizio dell'anno scolastico e anche il voto del 20-21 settembre, data della breccia di Porta Pia. Allora, volevo chiederle, insomma, se lei vede della logica in tutte queste scelte che vengono fatte anche alla luce di questa polemica anche sul bonus dei 600 euro. Sì, beh, la logica è chiarissima, nel senso che il Movimento 5 Stelle, che ha perso parecchio consenso, ha bisogno di dire: ho vinto una battaglia identitaria. Vincere la battaglia identitaria per loro significa portare a casa un risultato dove il 99,9% degli italiani dicono sì a questo taglio dei parlamentari che è stato praticamente imposto dal Movimento 5 Stelle ai vari alleati, prima la Lega e poi il PD e gli altri. Cosa è successo? Che ovviamente
non sono magari sicuri di fare questo risultato straordinario, hanno cominciato a vedere un po' qualche scricchiolio e quindi prima hanno imposto l'election day, appunto perché le elezioni regionali e regioni, tra l'altro importanti, perché parliamo di Veneto, Campania, Puglia, eccetera, facessero da traino. Poi dopo hanno montato, perché questa è proprio una montatura, la faccenda dei bonus, perché naturalmente questo alimenta il sentimento anticasta. La verità è che il taglio dei parlamentari è una battaglia identitaria dei grillini, quindi di conseguenza vincere o perdere questa battaglia, al di là di tutti i partiti che si sono accodati, è un problema dei grillini, c'è una personalizzazione, come ci fu la personalizzazione con il referendum di Renzi. Ora è difficile chiaramente in ogni cosa fare, no? Dei confronti o comunque delle analogie, però loro stanno facendo questo. Qual è il problema? Che stanno giocando molto sporco, perché Renzi giocò come al solito, no? In un momento di suo ipernarcisismo dicendo me ne vado, eccetera. Loro no, loro fanno fare i dossier all'INPS, perché questo è il dato, fanno questi, tra virgolette, non i dossier, cioè abbiamo un INPS, guardi, voglio essere più asettica, abbiamo un INPS che fa gli incroci dei dati con tra le partite IVA da una parte, chi aveva il bonus e chi aveva, guarda caso, l'incarico politico. Oggi è apparsa la notizia che si sono tenuti questi dati per 2 mesi nei cassetti e guarda caso poi adesso tirano fuori questi dati, tra virgolette, no? Con una metodo che è quello della velina e quello del far, per tornare al discorso iniziale, girare tutto attraverso i social, no? Perché secondo loro questo sarebbe appunto uno strumento di democrazia. No, non lo è disinformazione, cioè per me, che appartengo a una certa generazione cultura, è il Grande Fratello, però becero, Grande Fratello becero, cioè di bassa qualità. L'ultima domanda, prima di ringraziarla per la sua disponibilità. Allora, Di Maio, quando è intervenuto su questo referendum, parlando a delle trasmissioni, ha detto beh, noi siamo stati un po' costretti a fare questo referendum sul taglio dei parlamentari perché i parlamentari presentano troppi emendamenti che ingolfano la macchina dell'esecutivo, ritardano i provvedimenti. Allora io le volevo chiedere se lei aveva mai pensato di tagliarsi le mani per non scrivere più emendamenti. No, questa è una cosa che tra l'altro a me manda in bestia, perché se lei legge Polito oggi sul Corriere della Sera, giustamente dice i parlamentari, fa un passaggio dove dice i parlamentari hanno votato, no, quella famosa norma relativa ai bonus. No, in realtà hanno votato la fiducia. Infatti io non l'ho votata e la maggioranza l'ha votata. Quindi mentre gli emendamenti molto spesso a volte possono essere pretestuosi, ma si eliminano, cioè l'inammissibilità, quindi non è un problema. Altre volte sono lo strumento essenziale con cui si ragiona sui provvedimenti, perché il parlamentare ovviamente riceve varie sollecitazioni che poi mette a confronto, perché le leggi si fanno così. Questa cosa dell'assalto con gli emendamenti è una bestialità. È uno strumento fondamentale mettere a punto degli emendamenti per vedere se poi la norma funziona o non funziona. E pensare che sia addirittura un ritardo significa proprio avere appunto in testa una dittatura mascherata dal mio punto di vista. Se avessero analizzato parecchi emendamenti, sia del centrodestra ma anche del centrosinistra, probabilmente questi decreti sarebbero venuti fuori meglio. Invece nel decreto cura, che fecero morire lì una marea di emendamenti senza analizzarlo, perché per carità c'era fretta, era un momento particolare, tutto quello che vuole, ma si pose il problema, no? Bastava vedere quello che era il lavoro fatto dai parlamentari. Poi se sono troppi e non c'entrano niente, c'è un sistema regolamentare semplicissimo, appena adottato con il decreto semplificazioni, cioè li dichiarano non ammissibili per materia. Ne hanno sfoltiti così la metà. Ma insomma, il ragionamento è alla base di una vita. Cioè la democrazia, dicono giustamente, è faticosa, è vero. Perché? Perché tu devi ascoltare, vedere le altre opinioni e poi trovare una sintesi. Non è che poi noi possiamo a questo punto cancellarla, no? Perché cancelliamo la funzione fondamentale, che è quella di trovare attraverso una sintesi l'interesse pubblico, secondo me. Quindi questo proprio, guardi, a me mi fa veramente imbestialire.
Certo. Glielo dico. Se la conforta non è l'unica che si imbestialisce. Allora, io la ringrazio molto della sua disponibilità, come sempre, nei confronti di Radio Radicale. Ringrazio la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia, con la quale abbiamo parlato del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, ammesso che si tenga, insomma, qui in quella data. La ringrazio molto. No, ringrazio lei e Radio Radicale, come sempre, che sono contenta di vedere sempre attiva proprio per l'opera di informazione che fa. Non, grazie, grazie tante. Arrivederci, signor dottor Varazzolo, arrivederci.